Ragazzi, tenetevi bene allacciati alle cinture di sicurezza che tra poco decolleremo! Sì, ragazzi, decolleremo con una traccia favolosa, con il tormentone del momento. E vai, vai con Let Me Dance! Sì, ragazzi, balliamo, balliamo tutti insieme! Ma io non posso! Io davvero non posso! Non so proprio come fare! Senta! Se lei non vuole o non può, a me non interessa affatto. Io curo i miei interessi e non quelli degli altri. Sì, ma non le sto chiedendo di rinunciare. Solo di venirmi un po' incontro. Forse potrebbe... Mi ascolti bene. Io non scendo mai a compromessi. Punto e basta. Ragazzi, e anche per oggi il nostro appuntamento è terminato. E buon proseguimento con le news da Roberto e Paola. Ragazzi, ci riuniremo domani durante la fascia oraria di musica non stop. Ma riunirci per dirci cosa? Ci vuole anticipare qualcosa o le dobbiamo fare l'interrogatorio con la lampada? Credo che non ci sia niente da scherzare. Domani avremo tutto il tempo necessario. Vi aspetto alle 12 nella mia stanza. E una raccomandazione, puntuali. D'accordo. Ok, d'accordo. Ragazzi, voi sicuramente sapete quanto è complicato e quanto è difficoltoso economicamente portare avanti questa baracca, questa web radio. Beh, certo, posso immaginare. Con la nostra pubblicità non siamo ancora riusciti ad ammortizzare le spese sostenute finora. Ma lo sapete quanto mi sono costati i pannelli fonoassorbenti? Immagino una bella cifra. Mi viene il mal di testa solamente a pensarci. Mi sono costati 10 euro al metro quadro. Ma vi rendete conto? 10 euro al metro quadro. E poi c'è da sommare il banco regia, il software ed il mixer per veicolare la musica. E non dimentichiamoci l'amplificatore per le cuffie, i microfoni per gli speaker, i computer. Certo, richiede un impegno economico non indifferente. E per di più, il proprietario del locale mi ha chiesto un notevole aumento, una cifra da capogiro. Ragazzi, ve lo dico sinceramente, penso che a breve sarò costretto a chiudere la nostra web radio. Ma dottore, se chiudiamo, io come farò senza il mio spazio quotidiano di Gossip Music? Sarò come un pesce fuor d'acqua. Mi dispiace, Samantha, ma non posso farne a meno. Dai, adesso preparati. È l'ora della tua diretta. Per oggi ho delle chicche favolose. Peccato che siano tra le ultime. Dottore, ho un'idea. E se trasformassimo la nostra web radio in una tradizionale radio FM? Geniale! Potremmo avere più visibilità e con gli introiti maggiori potremmo superare l'ostacolo dell'aumento dell'affitto. A dire la verità, ci avevo già pensato prima di aprire questa web radio, ma al ministero mi avevano detto che non c'erano frequenze disponibili. Ma è passato del tempo, al ministero le cose potrebbero essere cambiate. Io al suo posto un nuovo tentativo lo farei. Sì, infatti, dottore, tentare non nuoce. Sapete che vi dico? Mi avete convinto. Fisserò un appuntamento oggi stesso con il responsabile del ministero. E per adesso vi ringrazio. Avanti. Buongiorno dottore, sono Fabio Chipinti, responsabile della web radio Music4.
Posso disturbarla qualche minuto? Prego, si accomodi. Senta, noi come Web Radio abbiamo una discreta visibilità in rete. Mi scuso per la modestia, non so se ci conosce. Siete talmente tanti in rete, caro Chipinti, che ascoltarvi tutti, capisce bene, non è possibile. E poi la nostra vita è già così piena di impegni. Comunque, mi dica tutto. Ecco, noi vorremmo ampliare la visibilità della nostra web radio come emittente di radiodiffusione sonora, non peraltro per incrementare le nostre entrate economiche. Credo che lei sappia che è alquanto difficile ottenere le necessarie autorizzazioni per trasmettere nella banda di frequenza di FM. Certo che lo so, ma in caso contrario saremo costretti a chiudere la nostra web radio, sommersi come siamo dalle spese. Comunque una possibilità ci sarebbe. Alcuni operatori di emittenti radiofoniche non hanno pagato entro il termine stabilito per legge il canone di concessione annuale e quindi noi abbiamo emesso le relative ordinanze di disattivazione. E con questo vuole dirmi che si sono liberate delle frequenze? Esattamente così. A giorni pubblicheremo un bando rivolto a tutti i potenziali operatori di radiodiffusione. Scusi se mi permetto, ma sarebbe così cortese da anticiparmi almeno i principali criteri di valutazione? Veramente non si potrebbe, ma considerata la sua situazione farò un'eccezione. Dunque, leggo qua, si richiede la conoscenza relativa alla qualità delle aree tematiche trattate nelle trasmissioni, l'esperienza maturata nelle radiocomunicazioni... Ah, no, credo proprio che non potremo avere alcun punteggio per quanto concerne l'esperienza maturata nel settore delle radiocomunicazioni, visto che siamo solamente una web radio. Questo è vero, però, come si dice, le vie del Signore, io al posto suo la domanda la farei lo stesso, non si sa mai. D'accordo, dottor De Ambrogis, proveremo a fare la domanda. Grazie di tutto e a presto, spero. Arrivederci. Ah beh sì, certo. Ah, e poi com'è andata al ministero? Forse, sai, non tutto è perduto. Comunque ci vediamo domani alle solite ore 12 nella mia stanza e vi dirò tutto quello che mi hanno proposto al ministero. E intanto, Christian, fammi la cortesia, avverti tutti gli altri. Ok, dottore, lo faccio subito. Grazie. Ragazzi, l'incontro di ieri al ministero è stato veramente molto importante. Direi molto fruttifero. Abbiamo una piccola possibilità di diventare una radio FM. In che senso? Nel senso che al ministero sta per uscire un bando di concorso per l'assegnazione di nuove frequenze radio FM in diverse regioni italiane, tra cui la nostra. Allora, dottore, faremo domanda non appena sarà pubblicato il bando del ministero. Certamente sì, anche se per noi sarà quasi impossibile vincere. Ma come, direttore? Ma fa già il pessimista. Intanto prepariamo la domanda e poi vediamo come va a finire. Non è questione di fare il pessimista, ascoltatemi tutti piuttosto. Tra i criteri di valutazione è prevista l'esperienza maturata nel settore delle radiocomunicazioni. Lì credo che non potremmo avere nessun punteggio, visto che, come sapete, siamo semplicemente una web radio. Questo è vero, però potremmo sperare di ottenere il massimo negli altri criteri di valutazione e quindi sperare di vincere. La vedo difficile, Manuel, la vedo molto complicata. Ragazzi, adesso che ci penso, mio padre potrebbe aiutarci. Tuo padre? Ma se non distingue una cuffia da un microfono? Taci e ascolta. Mio padre conosce il ministro Bogoli e gli ha fatto vari favori quando era in media Pons Italia. Benissimo. E allora cerca di convincere tuo padre a rintracciarlo. Chissà, magari con l'aiuto provvidenziale del ministro la frequenza potrebbe essere nostra. Beh, allora stasera parlo con papà e troviamo una soluzione. Benissimo, ragazzi, mi raccomando, allora monitoriamo il sito del ministero tutti i giorni e non appena uscirà il bando di concorso faremo immediatamente la domanda. Intesi? Okay, dottore. Dottore, ci siamo. Finalmente è uscito il bando di concorso. Benissimo, Samantha. Che bella notizia. Preparo subito la domanda e domani la consegnerò personalmente al ministero. E adesso speriamo che tuo padre faccia in tempo. Ne sono certa, che appena il ministro tornerà in Italia mio padre parlerà subito con lui.
Speriamo. La nostra web radio è nelle sue mani. E sulle note sempre attuali di Beautiful Love, il nostro programma è giunto al termine. Vi aspettiamo domani numerosissimi, come sempre. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, da Roberto e Paola. È permesso, dottor De Ambrogis? Ah, prego, prego, Chipinti, si accomodi pure. Immagino che è venuto qui per la domanda, è così? Certamente, vedo che mi legge nel pensiero, come spero altrettanto bene riusciate a leggere la mia domanda. Prego, mi dia tutto. Ecco qua. Ah, bene, bene. Allora, le faccio presente che aspetteremo la data ultima di presentazione delle richieste, dopodiché una commissione che è stata appositamente istituita qui da noi redigerà una graduatoria per gli assegnatari delle frequenze. Ho capito. Poi convocheremo ad uno i vincitori e consegneremo loro le certificazioni che vi abilitano al diritto d'uso delle frequenze. Dottor De Ambrogis, la ringrazio immensamente per la cortesia e spero di tornare qui da lei presto. Mi permetta il termine, da vincitore. Le vie del Signore. Arrivederci. Arrivederla. Abbiamo esaminato le sue credenziali e non ci consentono di procedere ad un ulteriore finanziamento. La sua richiesta non sarà presa in carico. Grazie per aver scelto la nostra banca. Occhi pinti, o mi paga l'affitto o libero locale, altrimenti la farò buttare fuori entro i termini di legge. Sono stato chiaro una volta per tutte? È incredibile. Io non riesco ancora a crederci. Mi sembra di vivere un incubo. Eh già. Una sciagura simile non ci voleva proprio. Né per lui né per noi. Siamo dei grandi, grandissimi sfigati. Fino all'ennesima potenza. E il direttore? Ragazzi, scusate per l'attesa. Certamente sapete qual è il motivo della riunione odierna. Ma è possibile che su 365 giorni l'anno doveva succedere adesso? Purtroppo non abbiamo il dono per poter modificare gli eventi né passati e né futuri. Che sfiga! Con tanti ministri proprio la sua auto si doveva schiantare contro un albero. A volte la vita è un mistero. E proprio adesso che il ministro è ricoverato ed è in fin di vita, la nostra unica possibilità di poter vincere il concorso si spegne con lui. No, la prego, direttore. Faccia l'ennesimo tentativo. Almeno ci provi. Le ho tentate tutte, ma anche se è triste e fa tremendamente male, adesso l'unica cosa da fare è liberare questo locale. Da adesso fino alla fine delle trasmissioni manderemo in onda esclusivamente musica non stop. Ragazzi, questo è tutto. Vi ringrazio. Thank you.
Ciao, scusa, mi sai indicare qual è la stanza del direttore? Scusi, ma lei chi è? Papà, ma che ci fai qui? Samantha, il ministro sta bene, ma ti rendi conto? E domani tornerà in Italia. Ma no, non è possibile. L'hanno detto sia in audizione che anche in televisione che il ministro è in fin di vita. Ti sbagli. Ascoltatemi. Poco fa, finalmente, sono riuscito a contattare il ministro. Lui stesso mi ha confermato che ha avuto un incidente stradale, ma le sue condizioni di salute, per fortuna, non sono così gravi come ci hanno fatto credere. Scusi, allora cosa aspetta a prendere un appuntamento con lui? Si sbrighi, altrimenti saremo ultimi in graduatoria. Sì, ma non mi interrompere e ti finisco di spiegare. Prima al telefono ho già esposto la vostra situazione al ministro e lui mi ha fissato un appuntamento per dopodomani nel suo studio. State tranquilli, Music 4 vincerà il concorso. Sì. Mi dispiace tanto. Pensavo che il ministro fosse un ancora di salvezza. Invece adesso ci scopriranno. E lei sarà nei guai. Soltanto per colpa mia. Solo per colpa mia. Samantha, se avessi voluto, avrei potuto fermarti. Ma non l'ho fatto. Nell'illusione di salvare la nostra web radio. Qui, se c'è un responsabile, quello sono io. Comunque, se ne può servire un avvocato, il fratello di mia madre è un ottimo penalista. Ti ringrazio. Ho già i recapiti di un suo collega. Lo contatterò appena possibile. E adesso, se vuoi, puoi andare. Le comunico che il dottor De Ambrogis ha necessità di parlare con lei con urgenza. La attendiamo presso i nostri uffici. Caro Chipinti, lei immagina il motivo della mia convocazione? Non saprei. Come certamente lei sarà al corrente, appena abbiamo pubblicato la graduatoria si è scatenata una bufera. Lei non lo sa, ma noi siamo dei semplici esecutori di ordini che vengono da molto in alto, molto, molto in alto. Sì, sì, ho capito, ma mi scusi, tutti questi giri di parole, mi dica tutto subito. Bene, innanzitutto mi congratulo con lei per essersi messo in una botte di ferro. Eh già, perché i pesci piccoli abboccano facilmente all'amo, mentre quelli grandi sono abili, sanno districarsi dalle fitte maglie delle reti e soprattutto non si fanno mai catturare. Senta, sarà per stanchezza, forse per l'insonnia, ma io di tutta questa storia non ho capito proprio nulla. Bene, sarò più esplicito. Quando parlavo delle vie del Signore, non immaginavo che lei avesse addirittura un'autostrada a 6 corsie. Bravo! Lei ha saputo scegliere la strada giusta. Ecco, questa è la certificazione che l'abilita al diritto d'uso delle frequenze. Dottor De Ambrogis, la ringrazio. Grazie infinite. Senza di lei non ce l'avremmo mai fatta. Beh, io in realtà non ho nessun merito. Sono stato soltanto un semplice ed umile intermediario. Papà, dottore, siamo pronti per il brindisi, venite.
Unitevi a noi. Music 4! Verso qui. Poco, poco, poco. Poco, ok, poi. Se no poi. A me. Evviva, dai! Alla grande! A Music 4! Auguri! Oh, aspettate un momento prima di brindare. Ah! Facciamoci una foto, no? È chiaro. Veloci, dai, forza, mettetevi qui.